Questa volta è ufficiale, Sakineh è stata condannata a morte ma non per lapidazione. La donna verrà impiccata. Questa è infatti la pena prevista per l'omicidio del marito di cui è stata riconosciuta colpevole. L'altro reato, quello di adulterio per il quale sarebbe già stata condannata alla lapidazione con sentenza sospesa, passa in secondo piano. Lo ha spiegato il procuratore generale che si occupa del caso, sottolineando che la questione non dovrebbe essere politicizzata e gli organi giudiziari iraniani non saranno influenzati dalla campagna di propaganda lanciata dai paesi occidentali. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha comunque precisato che le procedure legali non sono concluse, un verdetto sarà deciso quando saranno terminate. Il figlio di Sakineh ha chiesto all'Italia di intervenire per aiutare la donna. La notizia della condanna per lapidazione era stata smentita dal presidente Ahmadinejad, che in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite aveva spiegato che in caso di colpevolezza sono comunque previsti 4 gradi di appello. Il presidente iraniano aveva inoltre paragonato il caso di Sakineh a quello di Terry Lewis, la disabile mentale giustiziata la settimana scorsa in Virginia.